Allora, abbiamo in collegamento il mitico Boranga, portiere del Cesena e non solo, una carriera strepitosa. La sua sei passato anche da Firenze. Caro Lamberto, andiamo con ordine. Tu sei uno, innanzitutto, il più longevo di tutti i portieri italiani perché sei ancora in campo. Però tu, Ricky Albertosi e Dino Zoff siete i più longevi. Io a questo punto, guardando la carriera di Ricky, non dico che questo succede per via di una vita morigerata, perché Ricky, che è un grande amico, gli voglio un gran bene, mi ha sempre detto: Ale, io mi sono sempre divertito, poi andavo in campo e mi divertivo ancora di più. Qual è il segreto di tanta longevità, Lamberto? Innanzitutto io credo che ognuno ha l'età che si merita. In teoria l'età anagrafica molte volte non corrisponde a quella biologica, diciamo fisiologica, perché se uno riesce a attuare certi provvedimenti, quali sono l'alimentazione, il comportamento, l'allenamento adeguato, e non bere alcolici, non fumare, tutti questi, diciamo, aggiustamenti fisiologici che ti comportano e fa una vita un pochino più giovanile, dico. Cioè, la vecchiaia arriva a tutti, però il motto mio, io sono vecchio ma non invecchio, questo è il discorso, cioè, nel senso che tu devi fare del tutto per non invecchiare, quindi la mente e il corpo vanno di pari passo. Se tu stai bene con il tuo fisico, come dicevano i romani, mens sana e Corpore corpore sano. sano, bene, avevo capito, se tu fisicamente stai a posto anche con la testa. Poi Certo. io lavoro, lo dicevo anche del lavoro, perché io mi occupo, io sono specialista sia in cardiologia che in medicina dello sport, quindi ho una richiesta immensa di lavoro, e no, cerco di fare un lavoro estremamente, diciamo, professionale naturalmente, ma non esageratamente prendere tutto quel lavoro che ho, che mi propongo. Lavoro 6-7 ore al giorno, faccio una media di 20-25 viste al giorno e poi mi alleno, perché qui mi trovo, se tu vedi, questa è la mia palestra, io mazzo, qui ci sono la bicicletta, c'è il Cavolo, trampolino, cavolo. c'è tutti, se vedi, c'ho tutti gli attrezzi, perché vivo su un appartamento abbastanza grande, quindi c'ho l'attico, la mazzata. A 80 anni, perché sono 80 candeline, insomma, essere impegnati e diciamo essere impegnati tutto. Dai, io ho bloccato il tempo. Eh? No, ma quanti giornalisti, no, questi da Avvenire, la Repubblica, no, abbiamo un gruppo nostro perché io siccome scrivevo anche sul giornale, sul Guerriero Sportivo, ho scritto qualche articolo nei tempi che furono, e quindi ho un collegamento con tutti quei giornalisti che ancora vogliono fare qualcosa sui portieri, no? 80 anni abbiamo scritto il libro degli 80 anni di Albertosi, adesso vorrebbero scrivere gli 80 anni miei, ma io non glielo faccio scrivere. Sentite, non mi rompete tanto, io sto tanto bene così, senza conoscere gli anni che ho, perché se no devo deprimere un pochino, sapere chi c'ha tanti anni. La depressione arriva anche perché il tempo è passato e tu non riesci a fare più niente. Invece no, io stamattina mi sono allenato, adesso la Santa di là, campo scuola, Perugia è lì a uno sguardo mio, quindi vado lì, mi alleno, faccio un po' la velocità, io faccio la velocità e salti di lungo e basta. Ma guarda, Lamberto, hai perfettamente ragione a dire ci può essere un minimo di, tra virgolette, depressione quando guardi la carta d'identità. Sai qual è il mio sollievo? Io ho avuto due infarti, tu mi dici che sei cardiologo, anzi, dopo ne parliamo in privato. E sai cosa mi consola? Perché io dico 55 anni, cavolo, già è, però io dico c'è gente che si è fermata prima. No? Noi tutto sommato siamo fortunati che siamo ancora qua a cantarcela e a suonarcela, no? Chi con i cerotti, chi senza. Quindi voglio dire, viva Dio! Arrivarci io ho 80 così, no? E ancora 100 al bomboranga. Tra l'altro, io voglio entrare in un argomento a te tanto caro. Io, per colpa tua, ho tifato tutte le squadre dove sei andato a giocare tu, perché speravo sempre un giorno di leggere
Boranga torna in Serie A, in Serie B, eccetera. Così come facevo il tifo per Mohamed Ali, il mio grande idolo, che speravo sempre che tornasse sul ring, lo ha fatto e quanto mai lo ha fatto, perché ci furono due disfatte terribili, le ricorderai, contro Larry Holmes e l'altro, non mi ricordo, nell'82 comunque l'ultimo. E quindi voglio dire, a 40 anni tornare in campo, tu l'hai fatto a 77 anni. Perché questo? Perché hai voglia di misurarti, di vedere fin dove puoi arrivare, o perché è più forte la passione? Cioè, esagerare non va mai bene, non pensare che io non sono consapevole di quello che faccio, delle critiche che mi vengono dietro, magari anche della tenerezza che posso fare per qualcuno, ma io se vado in campo, io sono pronto, allenato, se vado, sto bene fisicamente, gioco, se non sto bene non gioco, cioè nel senso, non è che voglio dimostrare qualcosa niente a nessuno, è che tornare in porta, anche in prima categoria, in seconda categoria, chi ti posso dire, terza categoria, con l'arbitro, con il pubblico, poi il pubblico arriva sicuramente se gioco io, se ne sono 700-800 persone, è un'emozione, è una sensazione che ancora non sei rincoglionito, scusa l'esterno. No, no. Un numero degli anni vorrebbero, capito? Questo è il concetto. Voglio combattere la vecchiaia, anche dimostrare a me stesso che sono in grado ancora di giocare a calcio, basta. Certo, senti Lamberto, allora parliamo invece adesso, entriamo nello specifico, era Trevor Berbick l'ultimo che batté Mohamed Ali, se ti ricordi, nell'82, peso massimo eccetera. E dunque parliamo di quella mitica stagione a Cesena. Quel Cesena era una squadra che, ragazzi, era tanta roba, perché c'era Rognoni, c'era Frustalupi, c'era Mariani, l'amico Mariani. C'era Pierluigi Cera, il grande Cera, campione d'Italia col Cagliari. Ecco, senti, quale fu la ricetta di quella squadra? Da Nova, Oddi, Festa, insomma, era De Ponti, Bertarelli. Qual era la ricetta che vi ha portato così in alto? Secondo me ci ha aiutato molto l'allenatore, perché Marchioro era un innovatore, in poche parole, era un po' uno che rivoluzionava i canoni abituali del gioco del calcio, già cominciava, ci faceva giocare, insomma, abbastanza, non dico completamente a zona, praticamente c'era, non faceva più quel libero con 10 metri indietro, ma stava quasi in linea con i difensori, quindi lui gestiva la difesa da 9 eccetera, ma poi tiro fuori il training autogeno, la musica, l'allegria, la simpatia, insomma il rapporto della squadra c'era. Prima c'eravamo Bersellini, e anche lui era un ottimo allenatore, però non era un comunicatore, non rapportava molto con i giocatori, capito? Aveva solo due o tre giocatori che teneva sotto osservazione, perché poteva parlarsi tranquillamente, molti altri non erano, non volevo colloquare solo di calcio, noi, io parlavo di politica, parlavo di pittura con Braglia, insomma, noi parlavamo anche di qualcos'altro. L'evoluzione stava arrivando in quei momenti dei calciatori, quindi noi ci interessavamo solo della partita, ci interessavamo anche di quello che aveva intorno, Brigate Rosse, cioè, c'erano tanti motivi per essere, per pensare ad altre cose che solo al calcio. Invece, e questo è successo con Marchioro non pensava solo al calcio, pensava anche a altre cose, cioè calcio, quando tu racchiudi su una bolla di sapone la squadra che ti fai pensare solo al calcio, non va bene. L'idea dell'apertura mentale, devono essere capaci di intendere e di volere pittura, cultura, poesia, musica, questa è quella, la ricetta filosofica di Marchioro, che naturalmente ha espresso poi attraverso i suoi giocatori una squadra, e sì, era veramente fatta bene, non pensiamo che era una squadretta, era una squadra fatta bene che però si è misurata con le altre a pari, battuta la Juventus 2-1 a Cesena. Sì, sì. Non ci posso credere, capito? A Torino con la Juventus abbiamo fatto 3-3, dicevamo 3-1, cioè aveva dimostrato il suo atteggiamento positivo, sicuro,
dato ai giocatori e a tutta la squadra interesse, diceva no, noi possiamo fare molto di più, e abbiamo fatto quello che naturalmente non ci aspettava nessuno. Ma infatti io dico, ho sempre pensato che Marchioro a Cesena fa benissimo perché a Cesena c'era gente che aveva fame, tra virgolette, no? Quando va al Milan trova troppi senatori, secondo me, no? E per il gioco che aveva lui, non puoi pretendere che un Capello, che un Rivera vadano su e giù per il campo per 90 minuti come lo avete fatto voi, o sbaglio? Ci Eh sì, sta? è vero, questa realtà vera. Io, tra l'altro, sono stato io che l'ho fatto cacciare perché facevamo 0-0. Io a Milano quel giorno farei tutto e la settimana dopo fu mandato via. Ma Marchioro era più per una squadra da costruire, capito? Da gestire. Non era più, non poteva fare allenatore della squadra già che aveva la sua gestione sua attraverso i giocatori. Questo era difficile farlo per chiunque, quindi lui si è trovato abbastanza in difficoltà con i nomi che ha detto, Rivera, Capello, eccetera. Quindi che vuoi? Non è che ha fallito, però non era, ogni allenatore ha una collocazione giusta. Lui era stato allenatore, se la Reggio Emilia ha vinto il campionato, quindi la Reggio Emilia si è collocato molto bene perché l'ambiente di provincia è diverso dall'ambiente di Roma, Milano, Torino, Beh, lui capito? quegli anni lì prende il Como, lo porta dalla C alla A, dal 78-79, insomma, come hai detto tu, è partito con un progetto dall'inizio alla fine. Al Milan invece sono piazze che vogliono vincere subito, il Milan, la Juve, l'Inter. C'erano diverse teste nel mio genere a quel tempo lì, no? È normale perché ci siano gente arrivata, hanno fatto i mondiali, gente da cui pretendeva la tifoseria qualcosa sempre di eccezionale, invece Marchioro non gli ha saputo dare quel rapporto di squadra che aveva bisogno. Certo, senti, lì a Cesena però, mamma mia ragazzi, io faccio due nomi e la pelle d'oca, Frustalupi, che io ho sempre adorato, era uno che al pallone dava del tu, no? Frustalupi, c'era anche Giorgio Mariani, se non ricordo, l'anno dopo arriva lui. L'altro fuori classe, inespresso, perché era un giocatore a quei tempi lì, gestire il giocatore non era facile, estremamente difficile perché sì, magari si andava a fare i tiri, però fondamentalmente tu non capivi che dovevi mangiare bene, dovevi fumare, dovevi bere, dovevi andare in tortura. Dopo pian piano questo l'ha capito, perché sono diventati professionisti negli anni 90, nel 2000, poi l'esempio massimo è stato che Ronaldo, io penso che adesso con tutte le critiche che si possono fare a Cristiano Ronaldo, non gli possa dire che non fa gol. Certo, Lui fa certo. gol perché tiene l'organismo fisico, diciamo, al massimo della perfezione, questo è il concetto. Certo. Perché ma si allena, fa tutto ciò che necessita per avere il massimo della fisicità e poi esprime questa fisicità del campo. E sarà dura per noi adesso andare ad affrontare. Certo. Senti, io parlo da profano, eh. Giorgio Mediapunta erano Bertarelli, De Ponti, Mariani, Urbana, poi c'era Petrini. Però secondo me De Ponti poteva o fare o avere di più. Sbaglio? Sicuramente. Ma parlavo prima, allora c'era tutta questa mentalità professionale, capito? A parte che non si guadagnava molto meno, uno, questo è il principio, adesso guadagni soldi, quindi la società se ti dà 20 milioni l'anno, 5 milioni l'anno, vuole che tu prenda poi quella cifra lì. Allora no, allora si prendeva soldi ai 30, 50, 60 milioni l'anno che erano rapportati adesso a 300, 400, 800, 1000, cioè 1 milione di euro. Naturalmente eravamo più, diciamo, persone normali, si usciva, si andava in giro, faceva un po' di confusione anche con tante situazioni, con le donne, con le amiche, con gli amici. Era diverso, il rapporto con i tifosi era diverso. Noi ci mettevamo dentro, adesso posso raccontare questo, entravamo dentro il gruppo dei tifosi, ci sentivamo in mezzo a loro come se fossimo delle persone normali. Adesso è finita, ci sono più.
Adesso io, per esempio, sono andato a fare allenamento con una, sono andato a vedere l'allenamento con la squadra. Questa si allena, sì, non vuole il pubblico, non vuole i tifosi, non vuole gente che non sia il giocatore. Vabbè. Purtroppo sono gli anni 2000, no? A Milanello una volta potevi andare a applaudire i tuoi beniamini, adesso è impossibile. Senti, torniamo al campionato 75-76. Abbiamo giocato Milan-Cesena, 28ª giornata. Nella realtà perdete 2-1. Non ti dico come è finita questa, che ti mando il link della partita così te la vedi e mi senti anche imitare Bruno Pizzul che fa la telecronaca. Però vorrei parlarti dell'ultima giornata. Andate a Torino, il Torino in un certo senso entrate nella storia anche voi perché rischiate di rovinare la festa al Torino che dopo 27 anni dalla tragedia di Superga può rivincere il titolo. Ecco, tu cosa hai provato quel pomeriggio entrando in uno stadio totalmente granata e impazzito di gioia? Io ormai ero abituato, insomma, poi ascolta, dava più gusto battere il Torino per quell'occasione che perdere. Io la vittima come si chiama? Sacrificare non la volevo fare. Quindi c'era Puglisi e Graziani che siccome ci conoscevamo, no? Tanto bene, io conoscevo Mozzini che era di Reggio Emilia, insomma. Loro già fatti capire che volevano vincere, vincere, se volete vincere, vincete, ma dovete fare gol. Io non sono d'accordo di farvi far gol. Però loro iniziarono su dalla grande, fece il gran gol Puglisi di testa di tuffo su un cross di Sala, veramente in quel periodo era un fenomeno. Certo. Era un giocatore che forse se rimaneva in quel modo lì era fuori un talento calcistico a livello mondiale. Io ho visto un giocatore fenomenale. Puglisi e Graziano erano i due finalizzatori. Puglisi, rapido, veloce, scattante, riflessi eccezionali, e quindi fecero gol 1-0. Però continuavano ad attaccare, io non mi ricordo se parare o non parare, comunque fin prima di finire 1-0. Naturalmente entriamo nel spogliatoio. E Marco Loro ci disse: guardate, questi adesso pensano di aver vinto la partita. E invece si sono accorti che adesso giochiamo la partita, l'abbiamo fatti sfogare. Adesso che loro hanno solo la sicurezza della vittoria, adesso vediamo quello che possiamo fare. Comunque, tornavamo in campo, li tenemmo tranquilli. Poi un rinvio, non lo so di chi, forse di Cera, andava verso il centrocampo, verso l'area di rigore del Torino, e Mozzini che guardava, non guardava la porta, ma guardava il pallone che gli arrivava. Col sinistro, era un bacino, mi ricordo benissimo. Castellini la chiama, lui troppo tardi aveva già deciso di passare le cose. Non ti dico, una pena, facevano pena, forse gli avrei fatto gol, perché tanto se no non va bene. Invece io parlai ancora, finì, poi a un certo punto uno dietro la porta mi fa: guarda che la Juventus perde a Perugia 1-0. Allora vado, ma non rompete le palle, i calci d'ago che tiravano, allora. Pecci mi fa: ma sei sicuro? Te lo giuro sui miei figli. Allora Pecci si dice: voglio dire, furbettino, ma da grazia ai figli. Ma Morandi è sposato? Questo è bellissimo, questo. Allora siamo finiti la partita. Allora mi tocca a me, però non ero contento. Io te lo ricordo, non ero contento. Volevano vincere anche quella partita, avevano visto tutte le partite in casa. Sì, infatti, se ti ricordi. Stavano qui guanti bianchi, la gente all'uscita ci ha preso per i Juventini, cosa che non avevamo capito niente. Noi siamo venuti a Torino a fare la nostra partita, se vincevate va bene, e facevamo, noi se vincevamo con Torino andavamo con fuori per la matematica, poi un pareggio in casa del Bologna e quindi noi andavamo in teoria in Coppa UEFA. Certo, ma Se vincevamo.
diciamo che avete onorato il calcio, però io mi ricordo, infatti, se ti ricordi anche tu, alla sera, la domenica sportiva, il povero Paolo Fraiese, mi sembra, corre dietro Gigi Radice. E Radice, nonostante gli dicono ma hai vinto lo scudetto, era arrabbiato, dice, no, ma quel gol lì, e Mazzini si scusava con lui continuamente. Lì ha dato fastidio, lì ha dato fastidio perché sì, Graziani e Pulici si siamo abbracciati, complimenti, congratulazioni, poi loro c'erano altre da fare, di risultare, eccetera. Invece, che poi Radice è stato allenatore del Cesena 3-4 anni prima, non Sì. lo so, e lui era proprio io dico depresso, però non l'ha presa granché questa È vero, è situazione. vero. E questa cosa si vince guardando quelle immagini di quella puntata della domenica sportiva. Domenica, guardi, sì, vabbè, avevo vinto il campionato, però, ma come però? Avevo le dici. Anche con Cesena di Marchioro, Senti, vabbè, ma poi dopo ognuno c'ha il proprio carattere, capito? Non puoi criticare una persona come Radice, che è stato veramente un ottimo allenatore, poi era un po' pragmatico, si voleva le cose come voleva lui, precise, e non lo puoi dire, infatti lui rimase male, insomma. E certo, il tuo secondo a Cesena era Adriano Bardin, giusto? Tra di voi c'era competizione oppure sana competizione oppure andava bene così? Sempre o secondo perché studiavo, diceva tanto questo studia e tu ce la fai qualcosa, ma prendevo sempre secondo e poi dopo io insomma gli avevo un po' le scatole, ma secondo io mi impegnavo da 20 eccetera eccetera, poi voi la fortuna che facevano male, voi la fortuna Albertosi si fece male, gioca io sempre a Mantovani si fece male e io ho giocato quasi tutto il campionato. Poi perché Bardi l'hanno preso, la realtà è questa, loro hanno preso Bardi come primo portiere, però non gli ho il transfer perché c'avevo dei problemi, quindi la prima partita la gioca io, la vincemmo, poi vincemmo la seconda e la terza, dopo, tu capisci, io ero un portiere che se ci stavo con la testa, quell'anno lì ci sono stato veramente con la testa, era un portiere che potevo giocare tranquillamente su una squadra di Serie A come Milan, Inter, Juventus, potevo giocare con qualsiasi scelta, però ero uno che ero impegnato anche al di là del calcio, quindi il mio doppio impegno va sempre considerato un portiere a metà, e quindi io sono stato tutto felice così, mi sono dato in medicina quello che volevo fare, faccio il medico, non prendo le altre decisioni fra allenatore, allenatore portiere, magazziniere, magari avrei fatto il massaggiatore. Io faccio il bene, ho la mia dignità di medico e sto bene così. Tutto Certo. quello che ho fatto secondo come volevo farlo io. Beh, però dobbiamo dire che tu hai cominciato alla grande perché a Firenze c'era Albertosi, Brizzi, Ferrante, Bertini, Brugnera, Desisti, Merlo, cioè buona parte di questi vanno a vincere lo scudetto 2 anni dopo, o sbaglio? Sono andato via e gliela metto subito lo scudetto. Sì. Aveva, ascolta, io non sono stato mai geloso degli altri, invidioso. Loro facevano il loro lavoro, io sapevo che avevano un obiettivo di diventare un medico e quindi li lasciavo perdere, vabbè adesso io studio, poi dopo se voi fate male, non giocate male, ci penso io. Ogni volta che entravo in Cesena, che se era la terza ultima arriva solo boom e sta classifica. Ah, caso, non dico. Infatti, purtroppo Bardin è arrivato in ritardo il trasfer e io ho fatto tutto il campionato. L'anno dopo, naturalmente, l'ultimo anno che ci sei la Serie A fu perché hanno cominciato a vendere da Roma a Torino, Bertarelli, hanno venduto tutti quanti. Poi Romanucci doveva rientrare un po' sui soldi e spese perché ne ha spesi tante, quindi la squadra si è ridimensionata, andiamo a fare questa Coppa UEFA con agonismo massimo, però le nostre possibilità erano poche per riuscire a passare il turno e per la salvezza probabilmente ci fu un po' di confusione, cambi di molti allenatori, quindi
c'è troppa confusione sulla testa dei dirigenti, del presidente, finisce tutto e quindi siamo retrocessi. Certo, quando tu arrivi a Cesena ci sono quattro portieri addirittura, tu, Moscatelli, Venturelli e il mitico Ernestone Galli, no? Che ho avuto la fortuna di conoscere. Galli lo trovi anche a Brescia. Che rapporto avevi con Ernesto? Prima, io mi ha Sì. preso a Brescia in Serie A e mi fece giocare al posto di Galli, un po' parole io con Ernesto ero con, ma io sono sempre amico di tutti, mai ho fatto, sì, quando, nei momenti cruciali abbiamo anche litigato con qualcuno, lasciamo per parte del passato, quindi Certo. rispetto ancora per nessuno. Tutti amici, tutti compagni. Senti Lamberto, ma è stato più facile portare al titolo europeo come facente parte dello staff medico su un bucalambai o portare il Cesena in Europa da portiere? No, io Sumbu, Calambano, quello che ho fatto per il mondiale con Nanna, mi ricordo. Allora, arrivavamo lì, io stavo, non stavo all'angolo, ma mi sono messo seduto in tribuna. Mi sono messo seduto, è passato Kevin Costner che veniva lì incontro, io mi sono alzato, seduto, e ho visto Galambai che era giù da così, non KO, ma stava andando KO. E poi diventò mondiale a Monte Carlo, mi sembra, contro un gran pugile. Per me la soddisfazione di vedere un pugile vincere è stata sempre enorme. E naturalmente vincere il Coppa UEFA, portare il Cesena in Coppa UEFA, sì, è stato bello, però bisognava continuare, sarebbe stato ancora più bello. Io, come tutti quanti i calciatori, cerca di arrivare alla vittoria, al successo che è fondamentale anche per migliorare la sua testa, la sua mentalità, la sua voglia di continuare. Certo, vinse contro Barclay il mondiale, se non ricordo male, giusto? Calambai. Lui vince diversi mondiali, due o tre, vince diversi europei. Poi io sono stato insieme anche a Gianfranco Rossi, Altro grande Matusalemme dello sport. Giovanni Parisi. Parisi era fuori classe, era il Messi della situazione, però con le sue debolezze, tutti lì siamo sempre lì. Uno come Maradona, che è nato il giorno che sono nato io, Ah. naturalmente aveva la grande quantità di capacità che poi si tramutavano nelle debolezze interiori. Io ho sentito delle cose bellissime su Maradona, guarda, Idem, perché idem. lui era una persona che voleva bene alla gente, che era pieno di voglia di aiutare la gente, capito? Quindi non è vero che lui aveva magari difficoltà di espressione del suo rapportare con le persone, però era un generoso, era una persona anche affascinante fuori del campo, Sono d'accordo. purtroppo. Sono d'accordo, anch'io so parecchie cose che tanti non sanno e io non sopporto, a prescindere, le persone, soprattutto quelle tutte per benino che puntano il dito e più di qualche volta quel dito è sporco di sterco. Scusa se mi permetto di utilizzare questi termini. Così. Ma Lui deve essere capito, perché Maradona li prende per tutto quello che è. certo. Fenomeno, l'angelo del diavolo. E quindi, però era una persona generosa, anche con la gente che aveva poco, aveva, non dico poco successo, ma anche quelli poveri, quelli che avevano poca roba, Sì. andava a dare dei soldi, dei denari a delle persone che avevano bisogno. Comunque questo non lo sa nessuno, lo sappiamo io e cioè basta. Sì, no, le so perfettamente, ste robe come le sai tu, quindi abbiamo. Io devo salutare, io saluto dicendo che ho giocato con contro George Best, contro Müller, che era Müller, Mamma purtroppo sono mia. andati via troppo presto, mi ha fatto gol tutti e due, contro Bobby Charlton, che mi ha fatto gol anche lui.
ero un ragazzino, ero giovane, però la sensazione volle, ma ho preso volle anche con aspetta, chi era? Quello che di Torino che è morto sull'incidente Meroni, Meroni. no, morto sull'incidente di macchina. Meroni, Gigi Meroni. Meroni, io penso guarda anche da Meroni. Questi ci sono più, però io li ricordo molto volentieri, sempre, nei miei pensieri. Gerd Müller, mi ricordo, che prese la palla dentro la rigore, fece una finta, boom, dico, mi va come sono accorto che la palla è stata lì. Invece Gerd Müller se beve 7-8 giocatori. Però un'ultima domanda te la voglio fare, Lamberto. Io mi sono sempre chiesto, ma come mai gli arbitri possono arbitrare, perlomeno nei tuoi tempi, fino a 45 erano in campo a correre e un giocatore a 35 anni è già vecchio? Cioè tu hai sfatato questa cosa. Uno volendo potrebbe giocare fino a 50 anni. È un fatto più di testa o di gambe, secondo te? Gli arbitri sono una categoria di persone che fai fatica a capirli, fai molta fatica a capirli. L'arbitro è un personaggio che è inquadrato sul sistema, è un po' come una volta i carabinieri, no? Erano tutti così, adesso sono aperti un po'. Il calciatore è diverso, cioè abbiamo apertura mentale, quindi poi diciamo il calciatore a 50 anni, diciamo la verità, ancora sei giovane, se tu sei mantenuto Infatti. bene, non c'hai gli acciacchi, è fenomenale, 50 anni secondo me adesso non puoi giocarsi a perché poi ti tirano addosso la croce, però fondamentalmente scegli di categoria, come ha fatto Buffon, Serie B, puoi giocare tranquillamente. Io credo che Buffon giocherà anche il prossimo anno, io non so quanti anni potrà giocare. Purtroppo il mio Parma, io mi sono laureato a Parma, ho fatto tutto a Parma, ho giocato nel Parma, il mio Parma ha sbagliato tutto fin dall'inizio. Magari ha fatto bene a prendere Buffon, a cercare di farlo giocare e di dargli la propria efficienza fisica, dimostrare la sua fisicità, però la squadra l'ha fatta molto male, molto male. E mi dispiace moltissimo perché non ce la farà mai a vincere il campionato. Va bene? Buona alla Io prossima! un abbraccio a tutti quanti, un saluto, ciao. Lamberto, grazie mille, ci sentiamo prossimamente. Va bene, saluto Grazie. Sofia. Ok, ciao, grazie. Ciao, 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 grazie. ciao, ciao.